A te, che stai per imbarcarti per un nuovo viaggio, Aeroporti di Roma ha deciso di fare un regalo, se vorrai fermarti ad ascoltare. Un breve racconto audio sull'anima della città che stai per visitare. È difficile condensare lo spirito di un luogo in pochi minuti, ma ci abbiamo provato. Buon ascolto e buona scoperta! L'anima di Palermo è nei suoi odori. Ciauru, si dice nel dialetto siciliano, la lingua di una terra dove sono nati due premi Nobel per la letteratura come Luigi Pirandello e Salvatore Quasimodo. La terra dove è nata la poesia italiana nel 1200, alla corte di Federico II di Svevia. La terra che è stata nella sua storia un meraviglioso incrocio di culture, dai Greci ai Fenici, dai cartaginesi agli arabi. L'odore del mare, della salsedine, delle alghe, con la spiaggia cittadina di Mondello, tra il Monte Pellegrino e il Monte Gallo, set naturale di un film come Il Gattopardo. L'odore delle pannocchie, vendute d'estate dagli ambulanti, e delle caldarroste che invadono le strade in autunno. L'odore di gelsomino e di zagara che si alza ai bordi delle strade. L'odore dei limoni negli orti e dell'olio d'oliva in tavola. L'odore del porto e del pesce, delle cozze, del polpo che attraversa il mercato popolare della Vucciria. L'odore del pane fresco all'alba e a sera. L'odore di frittura, delle panelle, degli arancini e dei crocchè. L'odore del caffè delle torrefazioni. L'odore dei dolci, della cassata e dei cannoli. Nella storia di Palermo c'è stato l'odore della polvere da sparo durante la dominazione angioina, quando la Santa Inquisizione teneva le esecuzioni capitali degli eretici in Piazza Marina. E c'è il profumo del bucato, i lenzuoli bianchi appesi ai balconi della popolazione indignata, per dire basta ai troppi lenzuoli sui cadaveri, alla mafia, alle stragi e alle ambiguità politiche. La Sicilia dell'impegno civile, ritratta dalle foto di Letizia Battaglia. L'aeroporto ricorda i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la mafia l'hanno combattuta fino al loro ultimo giorno. Questo, invece, è il profumo di Oscar, il premio che Hollywood assegnò all'odore dei baci celebrato dal palermitano di Bagheria, Giuseppe Tornatore, nel film Nuovo Cinema Paradiso. Strettissimo è il rapporto tra la Sicilia e il cinema, perché è la regione italiana più ritratta, qualche volta tradita nei troppi stereotipi, e perché nell'aprile del 1897 i fratelli Lumière vennero a mostrare la loro invenzione al Teatro Garibaldi di Palermo, a distanza di poco più di un anno dalla prima tenuta al Gran Café des Boulevards des Capucines di Parigi. Lo scrittore tedesco Goethe ha detto che chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo. Oscar Wilde l'ha definita la città col panorama più bello del mondo, dove molti ragazzotti hanno volti che sanno di grecità. Altri proprio da arabi, sembrano tante sculture che girano a cielo aperto. L'incanto di Taormina, Cefalù, Noto. Dacia Maraini avverte che la bellezza di Palermo non è solo un fatto estetico, è capacità di riflessione. Non a caso in Sicilia sono nati scienziati e filosofi, Archimede, Empedocle, Gorgia. Qui viaggiò più volte Platone. Leonardo Sciascia ha detto che in Sicilia si sovrappongono le epoche storiche. I romanzi di Verga e Camilleri ne sono la prova. Palermo è una città da vivere tra il sacro e il profano, dalla cattedrale arabo-normanna fino al mare, cercando reliquie laiche e religiose tra i suoi palazzi e i suoi vicoli, dove tutto è liturgia. Di viaggi in Sicilia sono pieni i libri, a partire dai racconti del più celebre viaggiatore della storia, Ulisse, che attraversò le Eolie, lo stretto di Messina, giunse dentro la grotta di Polifemo, individuata a Milazzo, dove l'odore più forte era l'odore della libertà.
La storia che hai appena ascoltato è stata realizzata da Aeroporti di Roma in collaborazione con Cora Media, con l'obiettivo di valorizzare i contenuti culturali e le esperienze di intrattenimento all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.